Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti a questo consueto appuntamento di Campi Libri Online. Io sono Edgardo Bertulli. Il libro di cui ci vogliamo occupare oggi, che vogliamo proporvi, è esattamente questo. Io spero si possa vedere bene. Si tratta di L'eroe criminale, Stepan Bandera e il nazionalismo ucraino. L'autore è Marco Fraquelli, che è qui con noi e ringraziamo. Il suo correlatore è il professor Francesco Cataluccio. Marco Fraquelli è laureato in storia, è allievo del politologo Giorgio Galli, è studioso della cultura di destra, ha pubblicato Il filosofo proibito, Tradizione e reazione nell'opera di Julius Evola, terziaria 1994. La destra di Porto Alegre, perché la destra è più no global della sinistra, Rubettino 2005, Omosessuali di destra, Rubettino 2007, Altri duci, i fascismi europei tra le due guerre, Mursia 2014, A destra di Sodoma, OAKS 2021, che è un rifacimento, un rimaneggiamento e ampliamento del libro precedente, Omosessuali di destra. Il professor Francesco Cataluccio è laureato in filosofia a Firenze e in storia delle idee all'Accademia Polacca delle Scienze. Ha lavorato per il CNR e nell'editoria, per la Feltrinelli prima, poi come direttore editoriale alla Bruno Mondadori e alla Bollati Boringhieri. Attualmente lavora presso la Fondazione Garibo, la Foresta dei Giusti, e insegna letterature comparate alla Facoltà di Filosofia all'Università San Raffaele di Milano. Collabora al supplemento domenicale del Sole 24 Ore, a Doppio Zero, al Post e al Foglio. È autore di numerosi articoli, saggi e libri sulle materie di cui si è occupato. E ora veniamo al libro. La guerra in corso da almeno un anno tra Russia e Ucraina ha attirato l'attenzione dei mass media su una parte di mondo a noi da sempre poco nota, se escludiamo gli studi specialistici degli storici e dei politologi. Questo conflitto ha resuscitato però anche vecchi fantasmi che la storia sembrava aver archiviato, almeno nelle coscienze dell'Occidente. Innanzitutto l'Holodomor, cioè quella strage avvenuta in seguito alla collettivizzazione forzata delle terre da parte comunismo sovietico, che sarebbe dovuta servire a finanziare l'ambizioso programma di industrializzazione e che invece aveva prodotto scarsi risultati nel settore agricolo, cui si era sovrapposta una carestia che nel 32-33 aveva moltiplicato in maniera esponenziale le vittime per fame, prevalentemente ucraine. Gli storici parlano di alcuni milioni di morti. Questo evento è diventato il mito fondativo dell'Ucraina antisovietica e anticomunista, che guarda a Occidente e che, come facilmente intuibile, è contrapposto a quello russo post-sovietico putiniano, se preferite, incarnato invece dalla Grande Guerra Patriottica, cioè dalla sconfitta del nazifascismo da parte delle truppe dell'Unione Sovietica, che tra civili e militari lasciò sul campo circa 23 milioni di morti. Una contrapposizione che si trascina comunque da molti secoli e che non si è mai riconciliata, neppure nel secondo dopoguerra sovietico. Dai fantasmi di quel passato, ricordiamo che l'Ucraina è stato indipendente dalla Russia solo dal 91, emerge però anche il collaborazionismo filonazista degli anni fra il 39 e il 43, quando Polonia prima e l'Unione Sovietica poi vennero invase dagli eserciti tedesco e italiano. Le immagini di allora ci restituiscono accoglienze calorose e festanti a quelle truppe. L'Ucraina fornì un numero davvero considerevole di militari alle SS naziste, anche se il numero di 250.000 uomini è di fonte del Terzo Reich, mentre l'organizzazione nazionalistica di Bandera mise a disposizione circa 15.000 dei suoi membri per compiti di repressione e rastrellamento di oppositori durante quella occupazione. Ebbene, una parte dell'Ucraina che guarda oggi a Occidente, all'Unione Europea, alla NATO, agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, ha riproposto quel lontano passato restituendoci alcune figure controverse, per non dire imbarazzanti o peggio,
che sono state protagoniste di massacri di ebrei, polacchi e sovietici avvenute prevalentemente fra il 39 e il 43, ma non solo. La figura più rappresentativa è appunto quella di cui si occupa questo libro, cioè Stepan Bandera, che da un lato impegna gli storici a cercare di capire se il suo nazionalismo acceso ci servì solo strumentalmente del nazifascismo, ma dall'altro credo interessi anche l'Occidente democratico, quello che fornisce supporto militare e politico a Zelensky. La ricerca della purezza della nazione ucraina, mai decollata peraltro, portò difatti l'organizzazione di Bandera, l'OUN, a compiere eccidi e massacri in varie direzioni etniche, religiose e politiche, quindi anche prima del periodo collaborazionista. C'è da aggiungere che Bandera tentò di proclamare la nascita di uno Stato ucraino durante l'occupazione nazifascista, ma si rese conto che al Terzo Reich il suo progetto non piaceva affatto. È da questo momento che la sua politica e la sua organizzazione cominciano a prendere le distanze dal nazismo. La Guerra Fredda, poi, subito dopo la fine del Secondo Conflitto Mondiale, recupera Bandera strumentalmente in funzione antisovietica, dimenticando quel passato e forse anche aiutandolo a negarlo. Tutto questo lo vedremo meglio dalle osservazioni e dal dialogo che immagino emergeranno dal confronto tra il professor Cataluccio, conoscitore della storia polacca. Ricordiamo che l'Ucraina occidentale è stata in parte sotto l'impero austro-ungarico, ma qualche decennio anche sotto la Repubblica Polacca, e il suo autore, Marco Facquelli. A questo punto lascerei la parola al professor Francesco Cataluccio. Io devo dire che appunto ho letto questo libro con molto interesse, pieno di informazioni molto, molto utili. Francamente, diciamo, sì, avendo lavorato per molti anni nell'editoria, avrei evitato, ma questa è una mia, diciamo, sì, opinione personale, di inserire la storia di questa figura così appunto controversa come quella di Bandera all'interno delle vicende più contemporanee. Io credo che se vogliamo fare una discussione appunto su Bandera è necessario che togliamo, diciamo sì, quello che è il mito di Bandera nel dopoguerra, cioè dopo l'assassinio. E isoliamo la questione, diciamo così, del ruolo politico di Bandera, lo togliamo, diciamo sì, da quello che è la propaganda odierna. Cioè, insomma, io personalmente penso, non tutti forse saranno d'accordo, però io penso che comunque Putin non abbia invaso l'Ucraina per distruggere i nazisti che stavano, diciamo sì, moltiplicandosi nella parte occidentale e stavano, diciamo così, in nome appunto di una destra sfrenata, massacrando i russofoni. Quindi penso che tutto questo discorso, quindi che se porta questo discorso a Bandera, è un discorso di propaganda legato appunto alla guerra, ma non ci aiuta a fare un discorso storico. Che invece oggi, secondo me, e questo libro anche lo dimostra, è possibile fare, insomma, no? Cioè, insomma, questa insistenza sul fatto che gli ucraini sarebbero appunto un popolo particolarmente vicino ai nazisti e che appunto Bandera e Pechura abbiano rappresentato, diciamo così, una vicinanza, a Hitler, mi sembra, diciamo sì, che vada lasciato francamente da parte. Per quanto riguarda quello che è stato detto nell'introduzione, tra l'altro, insomma, uno, non è vero che l'Ucraina è stata indipendente dal 1900, cioè dopo la caduta del muro, dal 1989-90, ma diciamo sì, come anche il libro del resto racconta, c'è stato un periodo dopo la prima guerra mondiale in cui l'Ucraina, diciamo sì, ha tentato, diciamo sì, di essere indipendente.
e questo tentativo è andato a vuoto, insomma, con la violenza. Perché l'Ucraina, appunto, il problema è che se vogliamo appunto fare un discorso, diciamo sì, appunto, messo da parte, diciamo sì, la polemica, diciamo sì, contemporanea, se si parla dell'Ucraina, delle vicende dell'Ucraina, bisogna sempre pensare, appunto, come è stato accennato del resto anche nell'introduzione, che l'Ucraina odierna è parte, figlia, di un lungo periodo. Era l'impero zarista, in cui era parte dell'impero zarista, parte è figlia invece di un periodo in cui appunto c'era l'impero austro-ungarico. Cioè, quindi, diciamo sì, dopo la prima guerra mondiale si incontrano, diciamo sì, un paese che ha alle spalle, diciamo sì, due esperienze completamente diverse. Questo va detto anche perché, diciamo sì, soprattutto nella parte, diciamo sì, che stava sotto l'impero zarista, l'antisemitismo era un fenomeno molto, molto forte e non era un antisemitismo degli ucraini, era un antisemitismo soprattutto provocato dagli apparati dell'impero zarista che fomentavano l'odio contro gli ebrei, ma anche contro i polacchi. Perché se si va indietro nella storia, qui ovviamente per ragioni di tempo bisogna semplificare, però gli ebrei in quelle zone, in quei terreni, si sono trovati a essere, diciamo sì, in mezzo tra due realtà. Cioè, una erano i padroni delle terre, che erano i polacchi, e l'altra erano invece il popolo, i contadini, i cosacchi, che erano appunto quelli che poi, diciamo sì, sono stati gli ucraini. E gli ebrei erano, diciamo sì, lo strumento, erano visti come lo strumento del potere dei polacchi. Erano una sorta di classe media tra i polacchi e gli ucraini e i russi. Basta leggersi Taras Bulba di Gogol per capire qual era il tipo, diciamo sì, di atmosfera. Quindi l'antisemitismo non è, diciamo così, una caratteristica del popolo ucraino, è qualcosa di molto complicato che, diciamo sì, verso il quale, diciamo sì, la Russia non è del tutto onesta. L'altra cosa da ricordare poi, per fare un salto, diciamo sì, di parecchi secoli, è che non è vero che il 30, 1939 scoppia una guerra perché la Germania, si è detto prima, il mito della grande guerra patriottica. L'Unione Sovietica e la Germania nazista erano alleate in base al patto Ribbentrop-Molotov e per 2 anni, fino al 1941, quando Hitler pugnala, tra virgolette, alle spalle il suo alleato, vanno completamente d'accordo. Tanto che appunto quella che oggi è l'Ucraina in parte era occupata in base a questo principio, nel senso che il 1 settembre i tedeschi entrano in Polonia, il 17 settembre, in base agli accordi, entrano dall'altra parte della Polonia, la Polonia occidentale, e anche a Leopoli, tra l'altro, che oggi fa parte dell'Ucraina. Quindi, diciamo, l'Ucraina viene invasa da una parte e dall'altra da due co-belligeranti, cioè non c'erano soltanto i tedeschi, i nazisti, ma c'erano anche i bolscevichi. E nella zona dove ci stavano i bolscevichi, non è che gli ebrei ebbero una vita facile, assolutamente. Cioè, ci furono deportazioni, massacri. Io posso portare testimonianze di amici, diciamo così, che appunto hanno avuto dei parenti ammazzati soltanto perché, come spesso succedeva in quelle zone, nelle città, gli ebrei facevano parte della classe media, medio-alta, erano avvocati, medici, eccetera, eccetera, e i bolscevichi nei loro confronti non ebbero nessun rispetto, per usare un eufemismo. Bandera è stato un nemico sia dei polacchi sia dei sovietici, insomma, uno dei capitoli, tra l'altro, più interessanti, secondo me, del libro, cioè appunto proprio il capitolo dove si racconta appunto dell'omicidio del ministro Pieraski, che era un ministro polacco che fu ammazzato appunto dagli ucraini.
E anche dopo il 45, quando continua in un certo senso, questa è una caratteristica che in parte c'è anche in Polonia, la guerra non finisce nel 45, insomma, no? Cioè, alcuni gruppi partigiani, non tutti antisemiti, anche se la propaganda chiaramente ne ha fatto di ogni erba un fascio, continuarono, la lotta per l'indipendenza. E anche in Polonia, appunto, più in Ucraina, anche nei paesi baltici, tra l'altro. E insomma, cioè, gli ucraini fecero dei massacri anche di polacchi, cioè, non soltanto, diciamo così, di ebrei, insomma, no? Cioè, il nemico era anche il polacco, era appunto il regime sovietico ed anche appunto ovviamente insomma, gli ebrei che erano visti come rappresentanti, diciamo così, in quel momento del potere comunista. Due cose e poi mi fermo. Una, secondo me, appunto, il libro, diciamo così, proprio per questa caratteristica che ha appunto di, diciamo sì, tenere troppo presente, secondo me, la situazione attuale, quindi anche le polemiche politiche che secondo me non c'entrano tanto con la storia di Bandera, per esempio, sottovaluta l'aspetto dell'Holodomor, cioè l'Holodomor di cui si è accennato all'inizio, se ne parla a pagina 133 e 134. E francamente, insomma, io non credo che la storiografia oggi sia d'accordo nel dire, insomma, che la carestia era una diretta conseguenza sia della collettivizzazione sia soprattutto della decolonizzazione. Cioè, non è che questi morirono soltanto di fame, insomma, cioè, qui si sta parlando di massacri di centinaia di migliaia di persone e comunque l'Holodomor, al di là di quelle, anche qui, delle propaganda che poi si è fatta su questa vicenda, che è una vicenda tragica, è un grande, diciamo così, massacro prima della seconda guerra mondiale. L'Holodomor fu una sorta di anello sanitario, cintura sanitaria che contro i kulaki, contro i contadini ucraini, e che insomma non è un caso che venne la fame, perché cioè, si impedì con l'esercito di qualsiasi contatto con l'esterno e si sequestrarono tutti i beni con cui la gente si sfamava. Noi abbiamo proprio l'anno scorso nel Giardino dei Giusti di Milano messo un albero in onore di questo Gareth Jones, che era questo giornalista gallese che nel 1933 andò a vedere, non diciamo così, accontentandosi della propaganda sovietica, andò a vedere e raccontò per primo che cosa aveva visto, cioè montagne di cadaveri, e fu appunto accusato di essere un anticomunista, di essere contro, da suoi colleghi stessi, insomma, c'è pure anche una sorta di processo perché fu accusato di essere un bugiardo. L'altra cosa è anche, secondo me, appunto, per quello che ho appena detto, tutta la vicenda di Maidan non c'entra niente con, secondo me, con Bandera. Mio parere, qui però ci sarebbe molto da discutere, la vicenda Piazza Maidan, che poi vuol dire piazza, insomma, del 2014, non è, come dice la propaganda sovietica, un colpo di Stato fino nazista. La presenza di queste organizzazioni di destra era minoritaria. Questo oramai, diciamo sì, quelli che non si stanno dietro la propaganda, insomma, è abbastanza accertato. È un movimento, come tutti i movimenti, pieno di contraddizioni, però c'era la gente normale, non c'erano gli antisemiti, non c'erano le bandiere naziste ovunque, eccetera, eccetera. C'erano anche delle forze di destra, ma insomma, Maidan è un movimento, diciamo sì, democratico e non è un colpo di Stato anti-russo. Il libro fa spesso riferimento al libro d'altro di una persona che io conosco, che è appunto Grzegorz Rosoliński-Libe, che è questo polacco-tedesco che insegna a Berlino
che ha scritto appunto la biografia di Stefan Bandera. Ed è vero che lui nel 2012 gli furono organizzate le conferenze da parte dell'Istituto di Cultura Tedesca e ebbe molta difficoltà a fare queste conferenze perché ci furono delle contestazioni nei suoi confronti. Però, diciamo sì, ecco, cioè, non è, diciamo sì, il Vangelo, cioè, anche lui, diciamo sì, che ha raccolto tanti documenti, secondo me, quando poi si infila in quella che è la polemica politica e non più nella ricerca storiografica, a mio parere, insomma, cioè, si va un po' troppo in là. Ecco, l'ultima, ecco, annotazione, poi appunto ci ritorneremo, è che vorrei segnalare che appunto il 22 giugno del 2023 è uscito in Israele sul quotidiano Haaretz, che è, diciamo sì, il quotidiano liberal, diciamo così, Dante di Israele, è uscito un articolo di Lisa Rosofsky, che è una storica israeliana, che si intitola La verità sul nazionalismo ucraino e sul fatto che sia contaminato dal nazismo. E lei, insomma, che non avrebbe nessun motivo per, diciamo, si negare quello che poi effettivamente c'è stato, ecco, ma è stato molto esagerato. Dice che la maggior parte dei collaboratori, compresi quelli che hanno aiutato i nazisti a perseguire gli ebrei nell'Ucraina occupata, non erano i nazionalisti ucraini. I ricercatori tedeschi stimano che il numero di ucraini che hanno partecipato alle persecuzioni degli ebrei, prestando servizio nella polizia e in varie altre, diciamo sì, organizzazioni, si aggirita ai 30-40 mila persone. E dice però, dice, forse il numero è anche più alto, si può arrivare forse a 90 mila, però la maggior parte dei nazionalisti ucraini non erano collaboratori e non portavano servizio, non prestavano servizio nella polizia. E questo, diciamo, sì, credo che sia abbastanza, diciamo, sì, appunto, se si lascia da parte la propaganda, diciamo, sì, questo, diciamo, sì, è un po' il discorso storico. Bandera è un uomo, diciamo sì, che ha mille contraddizioni, ha sicuramente si è fatto guidare da quello che è il principio del nemico del mio nemico è mio amico. Questo è il motivo per cui tanti ucraini salutarono nel 41 sventolando le bandiere tedesche, i tedeschi come liberatori, ma dopo l'Holodomor si può anche capire che questo avvenisse. Ci misero poco a capire di essere cascati poi dalla padella nella brace. Grazie, professor Cataluccio. A questo punto io vorrei che Marco Fraquelli ci spiegasse un po' perché si è voluto occupare proprio di Stepan Bandera, perché questa figura è riemersa dal passato in maniera così prepotente, cioè non credo di capire che non ci sia solo un problema di propaganda russa o putiniana nei confronti di questa figura così molto controversa, il fatto che una parte, diciamo, dell'Ucraina ha riscoperto, ha voluto riscoprire questa figura. A te, Marco. Grazie. Intanto, naturalmente, grazie ad Ampilibri che ha avuto la cortesia di ospitarmi e di ospitare la presentazione del mio libro. Devo dire che l'intervento del professor Cataluccio, come dire, offre moltissimi spunti. Vorrei dire che varrebbe la pena di scrivere un altro libro, no? Nel senso che sono per te veramente delle considerazioni stimolanti. Vorrei rispondere in questo modo, cioè, certamente. È inimmaginabile pensare che Putin la possa passare liscia dichiarando che ha invaso l'Ucraina per denazificarla. Mi sembra veramente una sparata paradossale. È anche vero che Maidan e che la destra radicale del presente in Ucraina come dire, giustifichi in qualche modo l'invasione. E ha ragione il professore quando dice che Maidan di fatto non è stato un colpo di Stato nazista, ha rappresentato una tappa di un processo, diciamo, di
sovietizzazione, di derussificazione del paese, ma questo è un altro discorso. È vero però che in qualche modo i protagonisti, diciamo, della destra radicale ucraina, massicciamente presenti a Maidan e anche, come dire, visibilmente presenti a Maidan, si sono essi stessi dichiarati i legittimi re di bandiera. Questo non ribadisco, non giustifica naturalmente l'equivalenza Ucraina nazisti, bravo Putin che l'ha invasa, rappresenta soltanto un gancio, diciamo, di attualità per riscoprire questa figura. Io mi ero occupato di Bandera, devo dire in tempi non sospetti, quindi al di là di ogni possibile aggancio con l'attualità che può essere in qualche modo mistificata. Diversi anni fa, più di 10 anni fa, appunto, scrivendo il mio testo sui fascismi minori europei tra le due guerre. Fenomeno, ahimè, che è molto poco studiato, ma anche molto sottovalutato, perché, come io credo di aver dimostrato nel mio libro, tra gli anni 20 e 30 l'Europa vide un pazzesco fiorire di movimenti di varie dimensioni, anche di varia efficacia, però filofascisti e filonazisti, dall'Irlanda a Malta, dall'Islanda alla Macedonia, in tutti questi paesi fiorirono molti movimenti fascisti. Si può discutere, gli storici ancora oggi discutono se sia possibile definire un unico modello fascista o si debba parlare di varie componenti, cioè, però non c'è dubbio che l'Europa conobbe questa grande fioritura di fascismi. Alcuni nomi ancora oggi rappresentano delle vere e proprie, passatemi il termine, icona per la destra radicale di mezzo mondo. Penso a Codreanu in Romania, capo della sua legione dell'Arcangelo Michele, o la cosiddetta Guardia di Ferro. Penso a Justas Adiante Pavelic, penso alle Croci Frecciate Ungheresi, a Léon de Grelle, il leader del razzismo belga, eccetera. Per quanto riguarda la Russia, francamente non avevo rilevato fenomeni così significativi, ancorché ribadisco numericamente e dimensionalmente molto contenuti. In Russia erano nati due o tre particuli fascisti, per lo più nell'alveo degli esuli zaristi negli Stati Uniti o addirittura in Manciuria. Quello che era invece interessante rilevare dal punto di vista proprio dell'analisi, diciamo, delle tentazioni fasciste russe era proprio questo tema del collaborazionismo che in Russia e nei paesi satelliti aveva invece avuto, come diceva anche Edgardo Bertulli nell'introduzione, una rilevanza significativa. E devo dire che senza remore avevo inserito proprio Bandera e il suo movimento nazionalista nell'alveo di questi movimenti. Perché? Perché evidentemente il loro stile, vorrei dire, ricalcava molto da vicino quello dei movimenti fascisti e nazisti, con una grande però distinzione, cioè mentre i movimenti fascisti, lo dico in senso lato, quindi ricomprendendo anche, diciamo, i movimenti nazisti, erano nati per rovesciare dei regimi più o meno democratici, perché anche qua bisognerebbe poi rilevare, insomma, che vere democrazie compiute non ci fossero in quel momento in Europa, salvo rarissime eccezioni. Però, diciamo, erano partiti che avevano una finalità appunto politica. Il movimento nazionalista ucraino certamente non può essere definito movimento di questa natura. L'obiettivo del nazionalista ucraino non era rovesciare un regime, era conquistare l'indipendenza, la libertà, diciamo prima dai polacchi e poi dai russi. Quindi da questo punto di vista non c'è dubbio che tecnicamente parlare del fascismo di Bandera dell'ONU è fuorviante. E anche in fondo del filonazismo di Bandera bisognerebbe
meglio approfondire. Perché dico questo? Perché io spero che nel libro questo emerga in qualche modo, considererei due piani distinti, diciamo, un piano tattico e un piano ideale e ideologico. Allora, dal punto di vista operativo, per così dire, non c'è dubbio che l'alleanza del nazionalismo ucraino con il Reich hitleriano sia di natura esclusivamente tattica. Cioè, gli ucraini non pensavano certamente di poter passare dalle mani polacche, russe a quelle tedesche. Sì, in qualche modo illusero che i nazisti gli avrebbero dato sostanzialmente una mano a sconfiggere i polacchi, ma soprattutto il Moloch russo e poi sovietico. Perché illusi? Perché in realtà tutti i segnali che si hanno, ma anche la letteratura, la documentazione, ci dimostra che su una cosa Hitler fu sempre assolutamente irremovibile, e cioè sul fatto di dare all'Ucraina una minima indipendenza. Cioè, per Hitler, a differenza di altre realtà, ancorché molto, come dire, oggi si direbbe in qualche modo captive, cioè penso alla Repubblica Croata degli Ustascia, piuttosto che diciamo alla Repubblica clerico-nazista slovacca di Monsignor Tiso, a cui vennero riconosciute una, diciamo, indipendenza più formale che sostanziale. Per l'Ucraina, dicevo, Hitler non ebbe mai il minimo dubbio, cioè l'Ucraina era solo ed esclusivamente un luogo geografico da sfruttare per la cosiddetta marcia verso l'est, cioè per quel disegno di spazio vitale così caro a Hitler. L'Ucraina interessava fondamentalmente perché era uno spazio geografico in cui poter dare alloggio, come dire, a molti tedeschi, o a molti cittadini di lingua tedesca, un po' come era la situazione nei Sudeti. E poi soprattutto per le risorse sia agricole, quindi il grano, sia quelle minerarie, petrolifere, eccetera. Quindi a questo punto di vista non ci possono essere fraintendimenti. Però gli ucraini si illudono in qualche modo di poter sfruttare l'alleato tedesco per conquistare l'indipendenza. La prova più, come dire, tra virgolette, schiacciante di questa illusione è che nel 1941, quando i tedeschi conquistano Leopoli e molti ucraini, nazionalisti ucraini marciano su Leopoli insieme ai tedeschi. La prima cosa che pensano di fare è di autoproclamare l'indipendenza dell'Ucraina, indipendenza che dura lo spazio di un giorno sostanzialmente, poi formalmente qualche mese, ma insomma, proprio perché non ci poteva essere alcun dubbio sul comportamento dei tedeschi. E questa è la parte, diciamo, tattica. Aggiungo anche, tant'è vero, lo diceva il professor Cataluccio prima, che Bandera combatterà i polacchi e i russi, ma arriverà a combattere anche i tedeschi. Cioè, nel 1942 addirittura fondano l'UPA, no? Che è un esercito che si schiera contro i nazisti. Quindi questo dimostra a maggior ragione questa alleanza tattica. Poi c'è però il fatto, diciamo, più ideale e più ideologico. Da questo punto di vista, oggettivamente il Bandera pensiero si sviluppa in un alveo che è fortemente vicino, diciamo, a una visione del mondo fascista e in parte nazista. Il professore citava il tema dell'antisemitismo, che è un tema, come lo stesso professore ha evidenziato, molto delicato. E devo dargli ragione assolutamente su tutto, e anche sul fatto, per esempio, che gli ucraini non fossero tra gli antisemiti più acerrimi, non so come dire. L'antisemitismo degli ucraini era sempre stato abbastanza sopito, no? Non particolarmente violento. Acquisisce, diciamo, una acredine maggiore soltanto quando primi anni 30 viene processato l'uccisore dell'ex presidente Petliura, il quale viene assolto dai giudici a Parigi.
perché sostengono che Petliura si era macchiato di genocidi e quindi tutto sommato questo signore non aveva fatto altro che vendicare il popolo ebraico. Peraltro la storia ha dimostrato che Petliura era oggettivamente molto poco, se non per nulla, coinvolto in questo. Però c'è anche un altro dato, e cioè l'antisemitismo di Bandera e degli nazionalisti si forma anche, come dire, sulla, passatemi il termine, letteratura. C'è un ideologo che si chiamava Dmitri Donzov, che è un personaggio molto importante nella storia diciamo, del pensiero antisemita, perché con lui, come dire, appunto, l'antisemitismo fa un passo avanti, perché a quel punto, come dire, intanto gli ebrei diventano razza con Donzo e quindi si parla di razzismo antisemita. In più, Donzo compie poi un ulteriore passo, e cioè equipara gli ebrei ai russi, ai bolscevichi, ed è lui che per primo parla di pericolo giudaico-bolscevico. Quindi questo è sicuramente uno step successivo rispetto, come dire, a un antisemitismo sopito. D'altra parte, oltre a questo sentimento, diciamo, antisemita, frutto di elaborazioni anche teoriche e ideali, c'è anche un altro elemento da sottolineare, e cioè che nella mente di Bandera e del nazionalismo, la indipendenza dell'Ucraina si sarebbe potuta ottenere solo con una rivoluzione nazionale. Cito questo tema perché il termine proprio rivoluzione nazionale è un termine che non a caso viene utilizzato dai protagonisti di quei movimenti fascisti di cui parlavo. Bandera, per verità, utilizza due termini. Il primo, che curiosamente è prettamente marxista e trotskista, che è quello, diciamo, della rivoluzione permanente. Perché? Perché per i nazionalisti era importante alimentare costantemente questa tensione rivoluzionaria nel popolo ucraino. Ma questo doveva essere solo un primo step per un secondo, che è quello appunto della rivoluzione nazionale, che prevedeva fondamentalmente una sorta di grande pulizia etnica, in modo da liberare l'Ucraina dai cosiddetti corpi estranei, che poiché erano i polacchi, ma che i russi, ma soprattutto gli ebrei, che ribadisco nella mente degli ideologi del nazionalismo erano né più né meno che degli agenti del bolscevismo russo. Quindi, come dire, il tema antisemita, poi sono anch'io d'accordo che i numeri, ma io stesso sono rimasto sorpreso perché sono sicuramente molto significativi, ma forse non equiparabili ad altre situazioni. Penso alla Polonia, ma penso alla stessa Slovacchia. Monsignor Tiso era famoso, era stato molto apprezzato dai nazisti perché era riuscito veramente a organizzare anche logisticamente una deportazione numericamente impressionante, eccetera. Quindi sicuramente da questo punto di vista i numeri non sono comparabili. Detto questo, ripeto, il vero tema che noi ci dobbiamo porre è quanto fascista fosse Bandera e quanto fosse il suo movimento. Ribadisco, tecnicamente non è definibile tale, anche perché non abbiamo di fatto controprove, cioè noi non sappiamo che governo, che forma di Stato avrebbero applicato i nazionalisti. Certo, le premesse sono perché si arrivasse in qualche modo a uno Stato, diciamo, comunque non esattamente democratico. D'altra parte, tutta la stessa estetica esibita dai nazionalisti, per quanto può essere naturalmente significativa, andava nella direzione di un'estetica prettamente fascista. Il fatto che lo stesso leader dei nazionalisti si facesse chiamare Duce, o come nel caso di Bandera, Provisnik, no? Quasi l'uomo della previdenza, è abbastanza acclarato. Non solo, ma nei vari congressi dei nazionalisti nel corso degli anni venne definita una sorta di programma statuale che ricalcava molto da vicino
il modello autocratico e dittatoriale dei fascismi, insomma, con un partito unico, un leader appunto che fosse leader del partito allo stesso tempo capo della nazione e così via. Insomma, questo è un po' il quadro generale. Io magari non entrerei nel dettaglio ovviamente della biografia di Bandera. Mi preme soltanto ribadire quanto dicevo all'inizio per rispondere anche al professor Cantaluccio, ripeto, le sue niente affatto provocazioni, ma considerazioni molto, molto puntuali e precise, che, come dire, non volevo dare l'impressione, ecco, di legare Bandera esclusivamente a questo revival, attuale legato all'estrema destra. Ripeto, l'estrema destra in Ucraina è sicuramente molto visibile, perché, ribadisco, anche la stessa rivoluzione di Maidan ha avuto come protagonisti fondamentalmente questi due, diciamo, centri, di elaborazione dell'estrema destra, che sono da un lato Svoboda e da un lato il Pravi Sektor, che peraltro è nato proprio per l'occasione, cioè riunendo una serie di gruppuscoli. Però, ribadisco, questi due movimenti non esauriscono certamente l'Ucraina di oggi. Semmai prima di Maidan forse erano ancora più legati alla narrazione filo nazista, se così vogliamo dire. Oggi molto meno, insomma, e ribadisco, non danno nessuna giustificazione a quanto sta accadendo, né devono essere sopravvalutati. Per quanto mi riguarda, direi neanche sottovalutati da un punto di vista di continuità ideale con quel passato che va storicamente sicuramente fermato e che però ha prodotto, insomma, una storia non sempre come dire vivifica, ecco, diciamola così. Mi fermo anch'io qui perché non voglio rubare ulteriore tempo, se ci fossero domande o curiosità. Professor Cataluccio, lei vuole aggiungere qualcosa? Sì, due cose. Cioè, nel libro si dice chiaramente, effettivamente, cioè che, per esempio, a pagina 89, l'autore dice chiaramente, dice, Stefan Bandera non condannò mai le violenze, né prese la distanza da esse. E questo è il problema. Cioè, diciamo sì, su questa questione qua, diciamo sì, l'analisi del personaggio Bandera, diciamo sì, secondo me merita un ulteriore approfondimento. Cioè, perché, diciamo sì, loro non presero le distanze dalla violenza nazista, non si espressero, diciamo così, in modo chiaro contro queste cose. Qui, appunto, c'è, cioè, poi è molto, diciamo, sì, c'è molto, appunto, effettivamente ancora da ragionare, insomma, sì. I nazionalismi di questi paesi, ha fatto bene fra quelli a, diciamo, sì, inserire, e questo secondo me forse è una parte che nel libro io avrei, diciamo, sì, alla quale avrei dato più spazio, insomma, no? Cioè, i nazionalismi di questi paesi del centro Europa, insomma, che appunto vengono definiti per comodità fascisti, sono diversi gli uni dagli altri. Appunto, Codreanu non è appunto la destra polacca, non è appunto Bandera. C'è uno studioso polacco che fra quelli sicuramente conoscerà, perché anche un suo libro è stato anche tradotto in italiano, credo dalla Terza, molti anni fa, che si chiama Boreiscia, che aveva scritto I Grazie. fascismi dell'Europa orientale, no? Io l'ho conosciuto anche in Polonia. Lui appunto era molto interessante, perché appunto lui diceva che questi fascismi qua hanno creduto di poter utilizzare Hitler, appunto sempre in base a quel principio: il nemico del mio nemico è mio amico, no? Però in realtà, appunto, non avevano capito, appunto, che questo era anche un boomerang, no? Però perché, appunto, poi Hitler non aveva nessuna intenzione di dare spazio. La politica di Hitler era quella di fare fuori tutti gli ebrei, e la tappa successiva era quella di rendere tutti gli slavi
genericamente, chiamiamoli così, degli schiavi, insomma, del Terzo Reich. Insomma, quindi cioè, non c'era nessuno spazio per i nazionalisti. E, ecco, io appunto su Maidan, francamente, continuo a non essere tanto d'accordo. C'è la moglie di uno storico dell'Ucraina molto bravo, che è Timothy Schneider, ha scritto un reportage, lei era lì presente, dato lei parla l'ucraino così in quelle settimane. Insomma, lei dice, insomma, questo pravi sector, questo settore di destra, diciamo così, era assolutamente minoritario, insomma, cioè, e del resto, insomma, cioè, anche nella parte finale appunto del libro si accenna a Zelensky. Zelensky comunque è stato, diciamo, sì, eletto da una parte dell'elettorato anche proprio in funzione contro la destra, cioè, insomma, cioè, è un ebreo, è russofono. E questo è un mondo estremamente complicato, cioè, insomma, cioè, appunto, il nazionalismo, l'antisemitismo in queste zone e dico in queste zone, comprendendo anche una parte della Russia, è un fenomeno appunto che è tutto da studiare, proprio perché per molto tempo è stato considerato soltanto una parte della propaganda. Cioè, chi era antisovietico era un nazista. Cioè, non è così che funziona, diciamo, le cose. Cioè, funziona dal punto di vista politico, se vogliamo, però non era e quindi chi era antisovietico era antisemita. Anche questo non è vero. Cioè, insomma, c'è un famoso ucraino, uno scrittore straordinario, che è Vassili Grossman, quello che ha scritto Tutto scorre, vita e destino, eccetera, eccetera, che lui racconta molto bene in realtà come sia complesso questa realtà. E quando poi dopo la guerra gli viene dato l'incarico a lui, a uno scrittore russo, ebreo russo, Ehrenburg, di scrivere una sorta di libro nero, infatti si chiama Libro Nero del genocidio nazista, loro lo scrivono, fanno un'inchiesta sul campo, fanno centinaia di interviste, eccetera, eccetera. Il libro non venne pubblicato, è stato pubblicato solo nel 1970, perché non soddisfaceva i sovietici, perché dava un quadro di quello che era successo nel periodo 45, appunto, 39-45 in quelle regioni, assolutamente non soddisfacente per la politica di Stalin, per il fatto che appunto poi tra l'altro lui proprio dopo la guerra scatenò una campagna antisemita, e che ci sono anche oggi, insomma, è uscito Snyder, appunto, appena curato un libro sull'ideologo, uno degli ideologi della destra russa, che è un fenomeno molto grosso in realtà, non è un fenomeno marginale e così da sottovalutare. Questo Ilin è un personaggio, diciamo sì, che fa impallidire Bandera, insomma, cioè, per le sue idee, insomma, per la sua idea nazionalista, che significa fare fuori tutti quelli che non sono greco, che non sono ortodossi e che non sono, diciamo sì, favorevole al nazionalismo russo. Oggi noi abbiamo un compito di studiare queste storie, appunto, tenendo conto che qui ci sono degli scontri nazionali, cioè, di nazionalismi. Cioè, esiste un nazionalismo russo di cui purtroppo la rivoluzione bolscevica a un certo punto si impadronisce, insomma, perché Stalin era un nazionalista, cioè, prima ancora che un bolscevico, insomma, cioè, e quindi come tale, diciamo sì, assistiamo in queste regioni allo scontro fra, appunto, idee nazionali che hanno però, appunto, radici storiche che risalgono appunto al 1400, 1500, insomma, cioè, dove questi problemi sorgono allora, insomma. Il nazionalismo, appunto, qual era il nazionalismo ucraino? Cioè, appunto, avevo citato prima Gogol e Taras Bulba, i cosacchi erano dei nazionalisti che ammazzavano appunto gli ebrei, ammazzavano i polacchi, ammazzavano tutto quello che non era appunto considerato appunto ucraino. Ma in realtà i cosacchi poi stessi sono diventati nazionalisti, e sono diventati poi appunto servi di un'ideologia assolutamente reazionaria. Grazie, professor Cataluccio. Io vorrei rassicurarla, non mi ero dimenticato della strage dei culacchi né del patto Molotov-Ribbentrop.
solo che ho dovuto sorvolare su certe parti, insomma. In ogni caso, per concludere, vorrei dire che Bandera, al di là delle strumentalizzazioni politiche recenti, può diventare, deve diventare, secondo me, un'occasione di approfondimento storico del sofferto rapporto che c'è tra l'Ucraina e la Russia. E quindi è un argomento che sicuramente non si esaurisce qui. Io ringrazio tutti quanti per la vostra partecipazione, ringrazio anche lo staff di Ampilibri che rende possibile queste trasmissioni sia online che dal vivo. E arrivederci alla prossima occasione. Grazie.